Quando i capperi saranno ben asciutti, li trasferiamo dentro un colapasta dove sotto avremo messo un contenitore per la raccolta dei liquidi. E procediamo a fare gli strati. Mettiamo uno strato di capperi e li ricopriamo con il sale grosso e procediamo così sino a terminare tutti i capperi. Una volta terminati gli strati, i nostri capperi dovranno riposare così per almeno 10 giorni, ricordandoci di togliere il loro liquido che rilasceranno, il liquido di vegetazione, ogni giorno. Li copriamo con un canovaccio e li lasciamo così per 10 giorni. Terminato il tempo di riposo, laviamo i capperi sotto l'acqua corrente per eliminare tutto il sale. Dopo che avremo eliminato tutto il sale, stendiamo i capperi in una placca da forno dove sopra avremo messo un canovaccio pulito. Li distribuiamo bene in questo modo e li lasceremo asciugare in un luogo arieggiato per 24 ore. Una volta che i nostri capperi saranno completamente asciugati, li dobbiamo pesare. E poi metteremo la stessa quantità di acqua e aceto in proporzione di 1 a 1 dentro un pentolino a scaldare. Sterilizziamo i barattoli mettendoli nel forno a 120 gradi per 5 minuti. Poi spegniamo il forno e lasciamoli raffreddare altri 20 minuti e saranno pronti per invasare i nostri capperi. Sistemiamo prima i capperi dentro i vasetti sterilizzati. E una volta che avremo riscaldato l'acqua insieme all'aceto, la verseremo sopra i capperi, dentro i barattoli, sino all'orlo. Terminato di riempire tutti i nostri barattoli, li capovolgiamo, in questo modo si creerà il sottovuoto. Poi li riponiamo in una dispensa, in un luogo fresco, asciutto e al buio, e li lasciamo così 30 giorni, dopodiché li potremo utilizzare come più ci piace.